Sarà lei una... Mi quasi quasi a voi, guarda, mi hanno già fatto perdere chi lei che schi. Madonna, che faccia di spenpochel. Ho il biglietto, ragioniere, buongiorno, ragioniere. Scusi, intanto lo sono ragioniere, eh. Perdono. Mi dica. Dottore, un biglietto. Non sono neanche dottore. Oh, madonna, sì. Mi dica cosa vuole. Del geometra, architetto. Non sono niente, mi dica per favore perché è qui. Sì. Avanti, e lei perché non mi dice di sedermi visto che non mi conosce? Va bene, d'accordo, ha ragione. Il minimo del massimo. Si accomodi, si metta a sedere tranquillamente. Sì, sì, e visto che voglio essere gentile con lei, cominciamo tranquillamente. Sì, signore. Si sbottoni pure. Oh, porca vacca. Non ti capisci che viene a levarsi la mattina il prin che l'incontra a Leon Flober, ma è possibile. Dove andremo a giungere? Senti, sto aspettando, Che mi sbottono? Sì, che si apra, forse. Ah, non so, devo anche aprirmi. Per favore, mi tiri fuori tutto, faccia presto. Per piacere, non schiacciamo con queste cose. Senta, esponga. Ma se lei è la fiera campionaria, questa storia. Cosa vuole che esponga poi alla mia età? 30 anni fa esponevo. Mi vuole dire, è stato convocato? Non so neanche chi è, non lo conosco. Lo conosce chi? Questo avvocato che ho detto lei. Un avvocato? Ma è per caso qui per cosa o per la... perché c'è in ballo la pendenza? Io non ho nessuna pendenza che balla. Non ha capito, dico. Cosa vuole l'avvocato allora? Vorrà la parcella, è un avvocato. Vuole la parcella? Su nome? È stata pagata la parcella. Non lo so, a me mi ha fatto entrare quella porcella lì che mi ha dato del tamarro. Senta, per favore, se devi mostrarmi qualcosa, faccia presto, non capisco cosa vuole. A me mi ha mandato l'agenzia di collegamento, dico... Anche per un po'. Per un posto di lavoro. Tenete così tranquillamente, non manda neanche permesso, si tiri su. Su. Lei mi ha dato il biglietto. Ma stiamo scherzando, entra qui tranquillamente, forse padrone del vapore. No, per amor di Dio. Tranquillamente che... Della mattina, lei vada là. Si tiri su, però, su. Lui mi ha detto. Ma lei vada là, lui mi ha detto. Grazie di pretesa. Ma lei vada là. E ancora seduto, le ciate, sui piedi. Voi hai messo un bel chiarotti male, per piacere. Su e giù e su, se il mangia fa per chi, non mica capito. Lei è un originale. Sarà lei un orinale, tenga lei. Comincio, ma la mattina buon'ora comincio. Senta, per favore, comincia a dirmi intanto chi è, perlomeno. Se vuole proprio star qui e dirmi cosa vuole, mi sciorini il patronimico. E io non ce l'ho. Che cos'è che non ha, scusi? Il patronimico, dico. Senza patronimico. No, che non ho. Ma non mi faccia ridere, andiamo via. Perché? Potrebbero non avere semmai quello di suo padre, ma semmai quello di sua madre pur averlo, no? Per padre è mica il patronimico. Della mia mamma. Ma naturale che ce l'ha. Sì, che non ho, che non ho. Scusi, come si chiama lei? Felice. Oh, Felice. E di dietro? Sono, cosa ho di dietro? Ma mi sono qua in pesce d'aprile alle volte. Quello che ha di dietro normalmente è quello che si prende dal padre. Ah, allora io l'ho preso di dietro da mio padre. Certo, naturale, logico. Ah, che bel papà che hai, mica niente di... In che senso, scusi? No, per dire così, ma lei ce l'ha. Come ce l'ho io? Il patronimico. Perché non ce l'ho, ce l'ho, sì. Ce l'ho, non devo averlo, scusi. Ah, ce l'ha lei. Tutti l'abbiamo, no? Non ce l'ho io, io ce l'ho. Meno io. Cosa vuol dire? Lei... Anch'io qualcosa di dietro, no? Sì. Certo. Cosa? Io faccio fracasso. Ecco. Di dietro? Sì. Faccio fracasso. Lei fa fracasso di dietro? Esatto. Ma lei è contento, va, che bello, eh? Ma scusi, perché lei si meraviglia, non lo capisco. No, per amor di Dio. Si meraviglia perché faccio fracasso di dietro. Ma non lo capisco. Ah, che ridere. Ma non è che ridere. Fa piacere. Ma fracasso di dietro lo fa solo in ufficio o anche fuori? Faccio fracasso dappertutto. Tutti in casa sua? Alla mattina, appena mi alzo, faccio fracasso. Madonna. Mi mettevo a pisare la mattina. Io faccio fracasso da quando sono nato, lo vuol capire o no? Madonna. Abbia pazienza. Come mai? Come mai? Tutta la famiglia? Ma certo, perché anche mio padre faceva fracasso, mio nonno faceva fracasso. Madonna, una famiglia di fracassoni proprio. Ma si meraviglia. La mamma faceva fracasso? No, questo no, scusi. Ma mi pareva. Come faceva la mamma a fare fracasso? Appunto. La mamma non poteva fare fracasso. E beh. La mamma faceva coriandoli. Di dietro? Sì. La mamma faceva coriandoli di dietro. Di dietro, certo. E sua mamma faceva fracasso? Sì. Chissà, carnevale a casa sua, che allegria che era. Tutti i coriandoli che volavano. Che significa? Sì,
so. Certo che è una casa allegra, cosa vuol dire? È naturale. Va bene, con te lui. Senta, vuole dirmi allora per cortesia lei invece come che cosa ha di dietro, no? Me lo vuol dire o no? Ma cosa devo fare? Devo strapparglielo, io lo strappo. Glielo tiro fuori io. No. No, come glielo tiro fuori, scusa? No, non mi tiri fuori niente. Si può sapere qual è il suo cognome? Felice te coppa, se vieni a domandarmi se la mia mamma la faceva incuriando. Lei mi diceva che il nome e cognome mica il disevi. Si chiama Tecoppa, Felice Tecoppa. Tecoppa. Oh, ci siamo arrivati. Oh. Ha visto che aveva qualcosa di dietro, ha visto? Felice Tecoppa io. E a istruzione come stiamo? Eh? A istruzione come stiamo? Io mia madre. Cosa c'entra lei? No? Io bene, grazie. Lei come sta? Non mi faccia perdere tempo, per favore. Senta, qui lo cerchiamo un segretario. Ma... Ora, mettiamoci d'accordo subito. Intanto, per entrare qui, per fare quello che deve fare qui, lei ha bisogno di un pezzo di carta. Ce l'ha? Sì, avrei il Corriere della Sera. Ho capito? Non esco mai senza. Esatto. Mai. Molto bene. Non che sia indispensabile. Però è sempre meglio, d'accordo? Va bene. Allora, Felice Tecoppa. Che, ho capito, questo pezzo di carta, dico... Sì, ce l'ho sempre, non vado mai in giro. Ho capito, ma dove si attacca? Eh? Dove si attacca? Dove si... non questo so. Pezzo di carta, dove si attacca? Cos'è? Cos'è, cosa... È una Corriere della Sera, una pagina. Ah, si attaccava al Corriere della Sera, adesso sì, ho capito. Sì, era via una pagina. Questo è interessante, doveva dirlo subito. Si sa mai, capito? Doveva dirlo subito, per sì, la Corriere della Sera era bella referenza, Sì, sì, certo, beh, insomma... Molto bene, molto bene. Sì. E c'è stato molto tempo lì col Corriere? Madonna, sempre mi... Molto tempo è stato col Corriere? Anni. Anni sì, col Corriere, sì, sempre col Corriere. Mi trovo bene... E adesso come mai? Ah, capisco, forse adesso mi vuole cambiare ramo. Sì, ma già fa per un usello, mica capisco. No, senti, io capisco che a un certo punto quello di stare sempre soltanto col Corriere le voglia cambiare, capisco benissimo. Va bene. Però qui abbiamo usanze diverse, sì. Anche per gli orari, ad esempio, c'è che di capirlo. Per gli orari? Sì, la nostra è una ditta di articoli igienici, no? Sì. E allora i nostri sforzi li facciamo sui bagni. Beh, bene, madonna, siamo già in famiglia. Perfetto, perfetto. Quindi le vasure, già lì che... Adesso sì. Lei c'è che di capire una cosa, deve mostrarmi quello che fa, io voglio vederla, no? Lei deve sforzarsi e darmi una prova di quello che sa fare, capisce? Devi vedere... Naturale, lei deve fare tutto sotto di me. Sotto? Certo. Pensavo di farlo di sopra. Scusi, non può, è appena arrivato, scusi. Chissà col tempo, magari, si può per dire. Sì, deve fare tutto sotto di me, capisce? La faccio sotto. Io ordino e lei fa. Io me la faccio sotto. Dopodiché, quando lei ha fatto, io guardo e peso la cosa. Anche? Ecco, sì. Ah, la pesa? Certo. Beh, allora credo che io andrò bene da quel lato lì, perché sono un uomo abbondante. Noi di solito il maggior impegno l'abbiamo il mattino, dalle 9 alle 11. Insomma, no? Anche prima. Io appena entriamo qui dentro, quando suona la campanella, cominciamo a fare quello che dobbiamo fare. Allora, fate tutti insieme? Sì, naturalmente, logico. Quando suona la campana, vi altri arrivi qui. Ognuno al suo posto, io qui sul mio tavolo. Sul tavolo la fa lei. Madonna, che acrobata, che bravo. Sì, sì. E gli altri la fanno uomini, donne, vecchi, tutti assieme. Naturale, tutti dipendenti, tutti quanti. Chissà no? Che bel che il Gadevesse. Vabbè, senta, adesso lasciamo perdere. Parliamo un attimino piuttosto di stipendio. Lo stipendio. Sì, signore. Allora, non lo so quali siano le sue pretese. Mille è la prima volta che mi succede che manda il biglietto dell'ufficio di incollamento. Ho capito, però dica. Sì, dica. Dunque, senta, io credo che se lei mi dà... No, abbia pazienza, non cominciamo, per favore, non cominciamo a esagerare, per pacco. Voi che faccia ha messo lì? Io? Andiamo, è appena arrivato, non so neanche quello che sa fare, mi fa... Lei mi dà. Così ho fatto? Sì, lei mi dà. Madonna, che faccia che ho fatto, Con quel cipiglio, con quel cipiglio lì. No, non sono di Citiglio, sono milanese. Dico, con quel cipiglio lì, dice, lei mi dà. Ma lei mi dà e... Lei è soso. Lei è soso. Anche? Sì, per forza. Lei pretende troppo. Troppo. È troppo. Mi spiace, ma è troppo, è troppo, è troppo. Non posso accettare. Non sì, sì, geometra, va bene, è troppo. Forse io ho sbagliato nella richiesta. Forse esagerato nel dire. Sì, e già, allora va bene, fai una roba. Mi faccia lei un'offerta, perché se devo io ho esagerato... Posso parlare io? Sì. Allora diciamo che... Sì. Valutando attentamente quello che lei potrà fare, visto che ha il suo bravo pezzo di carta, sì, visto la buona volontà ce l'ha, mi pare di capire ce l'abbia. Sì, sì. Ecco, diciamo che al massimo potrei darle... No, Le arriva lui, le arriva bene.
Arriva un disgraziato che ha bisogno di lavorare e lui comincia a offrirsi cose da fame. Non capite? Lei è un negriero, lei. Ma quale negriero? Ma stiamo scherzando. Ma perché? Io sono un lavoratore che chiede un posto di lavoro e lui mi dice... Oh! Ma non hai neanche parlato. Lei non ha parlato? No. E mi prima avevi dermi buca, secondo lui. Vabbè, ho capito. Non facciamo i furbini, senta, per piacere. Non litighiamo per questo, via. D'altra parte abbiamo le tariffe. Ecco. No? Ci sono i contratti. Ecco. Erano... Io però le proporrei un'altra forma. Sì. Perché non ci facciamo un bel forfè? Sì, alla vaniglia. E con la cannuccia, perché mi fanno schifo i bicchieri degli altri. Ma cosa sta dicendo? Cosa dice? Un frappè mi ha detto, un no? Forfè. Facciamo un tot. Ah, facciamo un quid. Facciamo un quid. Facciamo un quid. Oh, va bene. Io le proporrei... Sì, caro, mi diciamo dica. Un 500 franc. 500 franc al 500 mese. Al mese, come? Sì. Ma sta scherzando? Al mese. 500 lire al mese. 500 lire all'anno. All'anno? Ma sto scherzando, tu 500 lire. Ma lei sta scherzando, all'anno 500 lire. Ma sono tante, sa. Madonna. Non ne sembrano tante. Lei vuole almeno, vuole scherzare lei, scusi. Vabbè, io sento la canzone, se potesse avere 5.000 lire al mese, mi dammi il 500. Mi scusi, per favore, abbia pazienza, scusi, lei mica lavora tutta la giornata, cerchi di capire. No, eh? Quello no, guai. Lei quante ore fa al giorno, più o meno? Io vorrei farne poche. Ma 8 ore, sì, 8 no? Ore, sì, sì. E allora sì. Lavora la terza parte di un giorno, sì, giusto? Sì, signore. Ma lei lavora tutto il giorno? No. Allora se lavora la terza parte di un giorno, conseguentemente lavora la terza parte di un anno. Dico sì, bene? Sì, signore. Ecco, allora mettiamo pure che l'anno sia disestile. Sì. Lei non lavora 366 giorni, ma la terza parte, cioè 122 giorni all'anno effettivamente, giusto? Già. E le do 500 lire appunto forfettarie per i 122 giorni di lavoro, giusto? 122, non 366. Già, 120. Era... Amica, hai mai pensato a sta facendo chi delle... È così, scusi. 122. Poi era domenica non lavora. Guai, per l'amor di Dio, ma scherziamo. Cioè, scusi, 122 meno 52 domeniche, quanto fa? 70. Ecco che perciò lei lavora 70 giorni e 20 all'anno, caro signore. Perciò, insomma, 5 franchi e 5 franchi, forfettarie, no? Sì, già. È giusto? 70 giorni. 70 e basta. E basta, solo 70. Madonna, che lasarone, che... Non sono molti, no? Non sono tanti. E il sabato? E il sabato. E fa mezza giornata. E vado a bere dopo, perché non sta. 52 sabati, 26 giorni, perciò 70 meno 26, quanto fa? 44. E lavora 44 giorni all'anno, caro signore. E mica un 5 franchi all'anno, capisci? Madonna. 44. 44. Senza contare che abbiamo 28 solennità civili e religiose, no? E festive, sì, che non c'è la mica. No. 44 con la 28, quanto fa? 16. E perciò, lei lavora 16 giorni all'anno per 500 lire, capis? 16 giorni in tutto. 16 franchi. E non è che lavori tanto, abbiamo pazienza. No, no, non è molto, non è molto. Non è molto, 16 giorni. Non è molto. E le ferie? E le ferie? E fa le ferie. 15 giorni all'aveno tutti gli appunto. Anni. Allora, 16 meno 15, quanto fa? Uno! Un giorno! Giù di allora un via lana, c'ha 5 franco, perché capire? E fare tanti, no? Un di sole! Ma voglia, voglia pazienza, non lo so! Un giorno solo, amore! Vabbè, se no li attacca lì, eh. Mi paghi sto giorno, ci vediamo l'anno venturo, va bene? Per pagare mica spiritus, per piacere, non venga a prendermi a capo, sa, mi prende a capo lei. Lo faccia lei lo spirito. Quando mi prende per i corbelli, mi prenda lei. Quando lo prendo? Per i corbelli mi prende lei. Lei se ne approfitta che io vengo in cavallo di lavorare, poca ma che là. Come sarebbe? Lei è uno sfruttatore, legga il capitale, capitale dei fratelli Marx, il si riparse nella vita. Un ignorante se ne vado alla fine. Non è lì un ignorante. E paga via di chi per piacere. Si faccia la ringhia in mezzo ai capelli se ci riesce. No, qua da prendino, vergogna, vergogna. Va bene, vergogna.